Ok ragazzi, ci tenevo a fare un piccolo appunto prima di iniziare il video. Allora, questa sarà una serie del venerdì, ovvero una serie di rinforzo per Darksiders 2, purtroppo, perché come sapete bene, io Darksiders 2 non lo vedo bene di buon occhio, quindi non è che ci gioca più di tanto per con volontà, quindi se giocassi con volontà lo finirei in un attimo. Comunque, questa serie è una serie in co-op dove farò principalmente video unicamente con Revy di Revolution Gaming Ita, che il canale lo trovate sempre in descrizione come al solito. È molto divertente giocarlo in coppa, specialmente con lui, perché lui è un ragazzo molto più in gamma di quanto riguarda video e cose così. Comunque vi chiedo che, se sapete, se di dare oltre un'occhiata al suo canale, perché ci sarà anche la sua un video da parte sua e di video da parte sua, e assolutamente la possibilità di vedere il gioco da un'altra visuale. Vi ricordo che, essendo una cosa in coop, se nel caso io e lui non riusciamo a metterci a trovare un punto in comune, nel senso di tempo per registrare, e il video non uscirà il venerdì, sapete perché. Quindi portate pazienza con questa cosa. Detto questo, vi riporto al video. Oddio! Oddio! Mi sono visto te che sei un ninja! L'attacco cambiava. Dovevi metterti tipo così, abbassato, no? Ero Sembravi un vero abbassato. ninja. Era Allora, abbassato. facciamo No, era una in bella piedi! intro, voilà. Allora, vi do il benvenuto a chiunque stia guardando questo video nella serie di rinforzo del venerdì. Questa sarà una serie di Ok. rinforzo a Darksiders 2. Sono in coop con Revy su Dying Light The Following, The Enhanced Edition, vatte la pesca, vatte cose e mazzi. E È un cambio. abbiamo zombie. Quindi andiamo a fare il culo a zombie. Andiamo a ammassare Però zombie. prima devo vedere Nascosti Revy che si Bozak, ca... Scavenger, Spio Revy dalla porta Ninja. mentre si cambia. Io faccio il... Io Hitman. Sembra faccio un elegante. quick. Ma che cazzo c'hai Sì. sulla spalla? Ma c'hai la scala. Spalla che ho. Fermo, Sì. eh. Poi te la mando. Che C'hai cos'è? la torcia attaccata con lo Oh, scotch anche tu! sulla Anche spalla. tu! Anche tu! Oddio, Ai. vabbè. Andiamo. Questa parte non la sto registrando io, ma la metterò comunque, la salvo così. Non sarà la intro, ma tipo un extra. Ok, Follow me. Parkour, un attimo solo che inizio anch'io. parkour. Un Trova attimo. più bottino possibile premuto per fare la gara. Nah, non Ed credo. eccoci qua. Ah, tra l'altro ho messo In un mondo la bellissimo. moto. Pieno Vabbè, di zombie e circa. di cose da scavalcare. Circa. Allora, Vero, signor Tonio? vero, vero. Tra l'altro abbiamo 2 notti. Tra 2 notti arriverà la prima invasione di zombie, eh. Allora, pro Ok. tip, ci stanno, in questo gioco ci sono sti camioncini che sono gialli, che sono le ambulanze, o quelli della polizia. Li puoi scassinare e dentro ci sta roba. Perché re, Ma sto narrando di zombie. E ma tienimeli d'occhio, no? Sto facendo la cosa. li Niente. butto giù, alle scale. Signora, e vai! Che figo quando li ammazza uno. Oh, meno male che dice che è facile sta serratura, eh. Oh, t'ho detto copri le mie spalle, mi stanno a massacrare di colpi. Lo so, ne sono tanti. Anche perché in teoria il drop dovrebbe essere anche tuo. Ah, se posso provare a fare questo. Ti fai così, ecco va. Io non riesco a scassinarla. Ti giuro, dice che è facile la cosa, però io non riesco a scassinarla. Ah, oh, ce l'ho Da fatta. lontano. Vieni, E vieni a ho dei punti raccogliere roba. abilità. Cioè, ho un kit di soccorso, prendilo. Tanto dovrebbe Ce ne starci sono anche più per di te. uno. Ok, andiamo da qua. Merda. Alla Madonna. Io. Via, 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 scappa. Allora, Allora. il caro Tonio è un ninja, mentre io sono tipo il John Wick dei poveri. Nel suo video si vedrà. Un ninja è John No, sono Wick dei poveri. cascato. Lascia, tranquillo. John Wick dei poveri che hanno una Ninja. torcia attaccata con lo scotch. Nella spalla.
Sì, sulla spalla. Sì. Allora, la missione, stiamo facendo la campagna. Quindi cercheremo di fare la campagna. Abbiamo fatto il prologo entrambi. Stiamo andando a parlare con Spike. Allora, poche parole, la nostra storia. Siamo un tizio di un militare, un paramilitare, se ho capito bene, di un'organizzazione che vuole cerca un tizio o dei dati di questo tizio dentro la città di Assad, se ho capito bene come si chiama. Quindi dovremmo essere Emirati Arabi circa. E la nostra missione al momento siamo paracadutati, ci siamo presi in pieno un edificio, siamo caduti per terra, ci hanno morso i zombie, ci hanno quasi presi i banditi, ci hanno salvato la pelle dei tizi e adesso stiamo cercando di guadagnarci la loro fiducia. Aspetta, senza che mi voglio... Io non sarei mai stato in grado di spiegare questa cosa che hai appena spiegato tu. Sì, vabbè, praticamente questa è la storia in poche parole, adesso, per il momento. Per il momento. Perché non c'ho la... Oia! Dai la caccia al marcio. Aspetta. Guarda, io sono un ninja per davvero, ormai so. È bello che il punto è, Revi è la prima volta che ci gioca su questo gioco, io no, perché ci ho già provato una volta. Oh madonna, sono quelli grossi, eh? Entra Sono dentro, ho quelli detto grossi. sali sopra. Sì, arrivo. Magari trovo una zona dove potermi appendere, Aspetta, ti potevi appendere da qua. appontare. Guarda, sei Ecco qua. caduto? Ah, so che No, sei qua sono. caduto. Sono nella finestra, sono nella cosa, nel balcone. Però non posso, eccomi qua. Allora, dobbiamo parlare con Spike che sta là sotto. Sì, Eccolo e lì. andiamo. Tanto il filmato, se c'è un filmato dovrebbero vedermelo entrare, dovremmo vederlo. Spike è qua. Vediamo. Ciao. Crane, innanzitutto te la sei cavata bene. Prima o Grazie. poi se ti serve qualcosa vieni da me. E tanto per iniziare, Allora, eccomi innanzitutto qua. mi riporti un caffè. Se ti imbatti in un notturno, puntagli la luce in faccia o attiralo verso una trappola e attivala con il telecomando. Chiaro? Certo. Perfetto. E ora veniamo al punto. Nonostante i tuoi sforzi, la missione di Brecken è fallita. Ma Ma va. Sta bene? È vivo, ma devi tornare alla torre. Jade ha chiamato al rapporto. Bello! È saltato? Ah! No, non ho saltato. A un certo punto ha finito il discorso del punto in bianco. Perché mi sono stortato? Oddio, guarda! Sono storto! A Me vedi? me sei sul nulla, letteralmente. Sei in piedi sul nulla. Adesso no. Credo di avere anche io un punto abilità. Sì, ce l'ho. Posso aumentare di livello l'agilità. Io l'ho già fatto, Ce sono l'ho già di livello 2 di potenza. tutto, adesso sono al 3 di grado sopravvivenza. Imparo a Di usare in maniera più potenza. efficiente lo Ok. zaino. Zaino, assolutamente. Yee. Anche perché Schivata, simuli formule. attacchi. Per seguire. Muoviti nella direzione desiderata e premi R1. Questo qua, R1 no? non è il salto? Ma devi semplicemente usando la levetta, no? Fai. Adesso ti faccio vedere una cosa divertente, Ah, ma guarda. solo davanti e di dietro. Nei lati e di dietro si può fare. Guarda, Davanti si salta e osserva basta. questa signora. Vada. Un po' più a destra. Punti Non è. Oh, facili. Come fare punti facili? Spingili contro le trappole. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Guarda qua. Guarda questa. Zang, morta. Svenuta, è svenuta. ok, oh, quattro! Ma che ha gli spasmi? Mancato. Vabbè, quel 1-2. però... Aia! È la Madonna! Non sono stato io. Attira sezione di virali pericolosi e andiamocene, Ma andiamocene. sei stato tu? Io non ho fatto nessuna esplosione. Ma neanche io. Qua dice che dobbiamo salire qua sopra. Ah, contatta il GRE, che è i nostri capi, i maledetti capi. Ci E andiamo, dai. hanno fatto volare in business class, Modo dove sti si salta, maledetti. ecco qua. Aspetta. Qua Yeee! aeroporto. No, non te l'ho fatta. Allora, fai qua. Aspetta che è Ehi, qua. No, non salire dove sono io ciao. perché è sbagliato, Vabbè. eh. Ah, ecco, ho trovato. Vaffanculo. Ehi. Allora, come tocca Yeee! censurare? Ecco, ho trovato il modo. Oh, c'è anche una cassa. In attesa degli altri giocatori. C'è uno spago e delle sigarette, ma io non fumo. Ah, E ok. qua c'è una pla... Perché sto usando la radio? Dobbiamo contattare il GRE. Ah, ok. Molto probabilmente tra poco incontrerò il capo della torre. Ricevuto. Conferma la sua identità e contattaci il prima possibile. Va bene.
Ottimo lavoro, bello. No? Io sto modificando la gomma del party, che non ci capisco un cavolo, non ti sento neanche. Io posso fare il laceratore con l'asse di pavimento. No, non serve spiegare. Meglio non spiegare roba. Posso fare gli shuriken? Gli shuriken? Puoi farli? Già posso costruirli? Sì, con... aspetta, con la lama e un pezzo di metallo. E lo spago, scusami. Ma dove si vedono? Armi da lancio, ah, eccoli. Sì, posso creare pure io gli shuriken. E oltre che i cremandelli me li costruisco un po'. Ondata di caldo, guarda tu... I Pokéball, sì, questo gioco è praticamente Dead Island. Come facevo? Com'era però? No, non mi sono curato per sbaglio. Non si era capito. Trovato. Posso costruire un piccone. No, però mi manca una lama. Andiamo. Mi manca una lama. Ehi. Voglio una lama che mi crea un piccone. Guarda se c'è. Dove sta la cassetta gialla, quella piccola, l'hai presa? Ah, no. No, è vuota. A me c'è stava una lama dentro. Vabbè, dobbiamo tornare alla torre. Sarà insomma. Meglio. Sarà più facile usando un piccone. Non è un piccone quello. È il contestabile. Ma è se un mio amico piccone. Sta guardando questo video, ricordati che tu sei il contestatore. Io sono il Dei punti di abilità per. Non te. Agilità. No, io. Scivolata, io presa. Scivolà. Io metto il livello di forza. La scivolata è molto utile. Allora attenzione qua, perché qua si bugga di solito la gente. Sopravvivenza, kit sopravvivenza base. Perché non lo posso mettere? Ok, formule. Impara ad usare le piante per creare delle formule che ti permettono di combattere senza stancarsi. Correre più veloce, vedere al buio e essere presente agli attacchi. Poi sei escursionista, impara a usare in maniera più efficiente lo zaino del tuo... Ok, vabbè, scelgo questo. Meglio avere sempre più... Ma si può anche spazio. Riprendere la roba dal fornitore. Oh, vediamo. Il grandissimo fornitoro. Io tra l'altro ho sprecato tutte le monete premium per farmi da due tubi, tre certo, tubi certo. D'oro. Grazie mille. Puoi creare un nuovo oggetto, cosa posso creare? Dimmi il contestatore. Il contestabile. No, il laceratore, no, il contestabile. Ah, conestabile, poi non è contestabile, conestabile. Bene. Va bene, sì. Va bene, va bene. Dai, dobbiamo prendere l'ascensore. E dai, andiamo. Oh, mi ha trasportato a me. Sì, perché sono lost. Ah, ok. Il conestabile, quindi ti fa un cono. Esatto. Il cono. Coned, quello di... Paradigm. Quello di Silent Hill. No, quello è Pyramided. Ah, quella piramide. Non confondiamo, mi immagino piramide da dietro di te, non confondiamo le forme, Allora, qua c'è sta il negozio. E rotondi. Oh, negozio. Mi vendo un po' di roba che non serve. Sì, però il caffè lo puoi vendere, anzi lo devi vendere, e le sigarette pure. Ok, vendi, caffè e sigarette. Io prendo... Oddio. Puoi prendere la lama? Posso prendere anche i shuriken premium. Ok, oggetti preziosi, caffè e sigarette. Allora, prendi. Io ho preso... due. Ho preso tutti i consumabili così. E ho preso 10 shuriken prendi. Di quelli normali. Di quelli premium. Oddio, posso comprare una lama, vai. Compro la lama così faccio il conestabile. Conestabile. No, ah, l'acceleratore. Il conestabile è la mazza. Ma non ti conviene. Secondo me non ti conviene farlo subito l'acceleratore. Perché ti consuma perché... tanta stamina. Allora perché mi mancano. Ah, forse perché ho venduto la lama, sono un genio. Io non ho le assi di pavimento, la gamba di tavola, assi semplici. Vabbè, tanto le troviamo tutte nei rifugi di solito sta roba. C'è Beh. Anche una missione extra. Mi aspetta la gru. Cacà! Oddio. No? Madonna. C'è una mosca di merda che continua a girare. Tra il gioco. Sei come mio padre quando c'era con le zanzare. Allora. No, vabbè, le zanzare sono di... Ah! Oddio, che fai? Che hai fatto? Cosa? La mosca! Guarda sta mosca di merda!
ma non è in condizioni di farlo. Mi serve il tuo aiuto. Carina la ragazza. Santo cielo, non riesci nemmeno a camminare. Ci servi vivo, dannatissimo idiota. D'accordo, entriamo. Mantieni la calma, ok? Ma qua sembrerei tutti fuori senza calma, tranne che me, eh. Signora, perché piange? La dottoressa lei. Stammi a sentire, Brecken. Non puoi assolutamente tornare là fuori. Troveremo un altro modo senza che tu debba correre dei rischi. Dico bene, Crane? Vado io, ci penso io. Giusto, sì. Va bene. L'ha guardato tipo, ma che cazzo stai a Dio? Vado io, ma che vuoi? Sono un militare, guarda te. Non lo sanno loro, noi siamo sotto copertura. In teoria stiamo facendo il doppio gioco. Magari un ultimo tentativo prima di andare da Raiz. Da Raiz. Va bene, d'accordo. Tra l'altro, a saperlo, lei cosa? Jade, la ragazza, è un'esperta di arti marziali. Infatti, se vedi il poster qua, che sta dentro quella stanza. Vai al calderone, ci sentiamo tra. Adesso vediamo se ce lo fa vedere. Eh no, mi sa che chiude la porta. No, non chiudere la porta! Mannaggia. Senti, c'è qualcos'altro di cui dobbiamo parlare. Sì. Brecken è stato ferito gravemente là fuori. Peggio di quel che vuole far pensare agli altri. Ha preso un... La sigaretta dov'è innanzitutto? E seconda cosa, una dottoressa che fuma? Anche una dose di Lorax. A genius. Cioè, tu non hai visto, ha fumato, ha fatto una tirata di sigaretta, ma la sigaretta era invisibile. Secondo me questa non è sigaretta. Quella non è sigaretta. A me no. Io la vedo. E con quegli occhi che c'ha, secondo me quella non è sigaretta. Non so se mi spiego. Sua madre soffriva di epilessia. È morta. Ok, basta. Sì, 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 dobbiamo andare da questo Gazi. Non c'ho voglia. Oddio, quando è buggato. Ti copro io. Ti copro io. Come? Infatti. Ok. Yeah. Oh, si può ti buggare. Brother! Allora, dai. What are we looking for? The way. The way to the mall. Madonna, quante missioni secondarie. Se vuoi possiamo fare... Vabbè, le missioni secondarie possiamo o far vedere o possiamo pure, tipo, farle in... più avanti. Vabbè. Che vuoi fare? Andiamo a fare la missione secondaria, va. Vogliamo fare una missione secondaria? Andiamo, siamo sopra, stanno. Una sta qua. Così ci divertiamo un po'. Venga chi? The Wood. Probabilmente un po' di tutto. Non mi dispiacerebbe darci un'occhiata. Cioè? Beh? Oh. Ok. Trovi l'abitazione di Gazi. No, quella è sempre la missione della storia. Mi sa che si era buggato. Dobbiamo salire sopra. Aspetta della mamma. Cioè dovrebbe sta una missione come ci chiede di andare a prendere una pistola. Quella si converrebbe a fare. Aspetta. Questa falla te, dai. Parlaci tu. Che succede qui? Bayer si è chiusa a chiave nella stanza. L'abbiamo sentito gridare. Si è trasformato. Hai sentito? Non riesco ad aprire. Puoi provarci tu? Sì. Mo lo picco male. No, apri, scassina tu. Così così fai pratica. Allora vai. È come se hai provato Skyrim o coso. Ah, Skyrim. Skyrim o Fallout. No. Vabbè, io sono un giocatore di Skyrim da sempre. Cioè, da me sembra che facilissimo. Da me sembra che non stai tenendo in mano niente. Ehi, niente male. Ma c'ha la voce di coso. Di un personaggio di un cartone animato che non mi ricordo. Nanto è vivo, vai. È qui dentro. Bahir. Dove sei? Nel bagno non c'è. È qua, Bahir. Qui è. Che c'è che non va? Non riesco a muovermi. Mi sento come se il torace stesse per esplodere. Stai trasformando? No, i dolori sono cominciati dopo che ho preso l'antizin. La fiala è sul pavimento. Allora non è antizin. Bravissimo, prima te lo stavo per Dio. Hai raccolto antizin. Questa roba è falsa. Come? Che hai detto? Che è falsa. Dove l'hai presa, Bahir?
Ho bisogno di un dottore. Prima dimmi chi te l'ha venduta. Non posso. Gliel'ho promesso. Fa favori, però te sta a far morire, mortacci sua. Lascia stare. Mi porta cose da fuori. Antesin falso, per esempio. Qualcuno potrebbe darlo ai propri figli. Vuoi che anche loro si sentano male? Non tirare in ballo i bambini, Crane. Dio, no. Allora dimmi chi ti ha venduto questa roba. Yusuf. Uno degli esploratori. Lui è strano. Vive sul tetto. Chiamo la dottoressa Lena. Ok, andiamo a applicare questo tipo. Tu fai poliziotto cattivo, io faccio quello buono, o facciamo viceversa? Cos'è successo? No, vabbè, io sono quello indifferente. Come quello indifferente? Sono indifferente, però se c'è da fare qualche cosa di cattivo, lo faccio. Ah, quindi sei il classico poliziotto che non segue le regole, che si sporca le mani quando serve. Sì. Esco fuori il piccone. Esco fuori il piccone. Anche se ancora non ce l'ho. Ma è con lui, forse? Non è lui, quello era Raim. Ciao, Raim. Dice che tranquillo. È sotto? È sotto? Come è sotto? Ma come fa a essere sotto? Tetto. Ha detto sul tetto, ha detto. Magari allora, sta più sopra. Dobbiamo portare... Dobbiamo portare... scusami. Zin a Lena. Ah, sta cadendo. A Lina, non so come chiamarla. Lena. Lena. No, perché sai com'è? Suo lavoro c'è il personaggio di... Doc. Di Tracer, si chiama Lina Hoxton. Doc? Dov'è Doc? Doc? Sotto. Doc è ancora giù, è giù. Doc? Ehi, Doc! Doc! Dov'è? Doc! Ok, qua. Doc! Dov'è? Doc! Non lo vedo, Doc! Qua è! Avrò fatto venire il mal di mare a qualcuno. Il latte è sbagliato. Nel latte? Del lotto. Vedere il pacco. Vai subito lì. Dove l'ha trovato? Gliel'ha data a Yusuf, un esploratore. Beh, di certo non l'ha prodotto qui. Avrà di sicuro un fornitore. Farò quattro chiacchiere con Yusuf. Yusuf. Meglio è. Non fargli del male. Parlagli e basta. Va bene. Sicuro. Allora, la dirò alla Deadpool. No, alla Deadpool. Ah, sì, la cosa. Ok, passiamo dal dolore lancinante ai rantoli di morte soffocati, ok? Non ho molto tempo. Ok. Ok, dobbiamo cercarlo. È qua. Dovrebbe sta qua. Eccolo là. È di qua di solito. È solo su satellite di solito. Cazzo, ero là. Forse è in cima? Vediamo. Probabilmente. No, ho sbagliato salto. Hurry up. Almeno quando ti arrampichi è realistico e non si aggrappa al nulla. No. Oh, eccolo. Dov'è? È giù. Yee! Tento. Ti sei spaccato qualcosa. No, vabbè, l'ho fatto. È sempre Raim, è sempre quello di prima, è sempre Raim. Lo so, sembra... Ah, eccolo qua. Ora mo' è apparso. Yusuf? Benvenuto nell'emporio di Yusuf. Se non trovi qualcosa, cercala da Yusuf. Qualunque cosa ti serva, Yusuf ce l'ha. Mi serve dell'antizin. A chi non serve? Amico mio, questo è il tuo giorno fortunato. No, Yusuf, questo è il tuo giorno fortunato, perché ti do la possibilità di dirmi dove ti procuri quella merda che hai venduto a Bahir. Bahir? Bahir, hai detto? E chi sarebbe questo Bahir? Fallo parlare, Revi. Ci lascia la pelle per colpa di falso. Fallo parlare. Dici sul serio? Intendi che non è efficace? Ma ne ho comprate 10 fiali da quei tizi. Le ho pagate un occhio. Sei un coglione. Ecco, non so se posso dirtelo. Quali tizi, Yusuf? Sto perdendo la pazienza. C'è un edificio vicino alla farmacia. Ci vivono dei sopravvissuti, ma non so quanti siano. Non sono mai stato lì dentro. Hanno delle medicine. Alcune sono originali. Penso che le abbiano prese dalla farmacia. Altre se le preparano da soli. La persona con cui tratto si chiama Bento. Come i cosi giapponesi? Sono rimaste. Ma mi sono costate un mucchio di soldi. Se ti trovo a vendere ancora quella robaccia, metterai molto più dei soldi. Spacco le gambe. Non stavo registrando. Bisogna fare cose che non stavo registrando. Ah, bene. Allora, aspetta un attimo. Diciamo che a me la prima puntata la tagliamo qui. Però continuiamo subito.